Un giorno dalla TG2000, edizione flash, proseguono a Doha i colloqui per una tregua nella striscia di Gaza. Fonti qatariote parlano di progressi nei negoziati, a fronte dei quali il premier Al-Thani avrebbe detto all'Iran di considerare attentamente se vale la pena attaccare Israele proprio ora. Per Hamas, un cessate il fuoco deve includere il ritiro completo delle forze israeliane. I mediatori militari dello Stato ebraico consigliano flessibilità a Netanyahu. Intanto il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha annunciato che il bilancio delle vittime della guerra nella striscia ha superato quota 40.000. Tra le vittime, 40 sono state uccise solo nelle ultime 24 ore. L'Ucraina rivendica nuovi progressi nella sua offensiva in Russia. I territori conquistati sarebbero saliti ad oltre 1.100 km2, ma Mosca dichiara di aver ripreso un villaggio nella regione di Kursk, respinto nella notte un attacco di droni contro Kiev. Lukashenko minaccia l'uso di armi atomiche nel caso la Bielorussia sia attaccata. E ieri Papa Francesco, durante l'Angelus in occasione della festa dell'Assunzione, ha lanciato un nuovo appello alla pace. Seguo con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza, ha detto. Chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata. Non dimentichiamo, la guerra è una sconfitta, ha concluso il pontefice ricordando anche gli altri fronti di conflitto. Il meteo, arriva una breve tregua dal caldo. Oggi le città da bollino rosso scendono da 21 a 16, tornano in giallo tra le altre Milano, Torino e Genova. Allerta invece per maltempo in quattro regioni: Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e Sardegna. E nella notte di Ferragosto un nuovo parossismo estremamente intenso dell'Etna è partito dal cratere centrale del vulcano, la voragine, con fontane di lava altissime. L'intensificazione dell'attività stromboliana e la cenere hanno causato uno stop ai voli dell'aeroporto di Catania fino alle 18 di ieri, accumulando notevoli ritardi. Si intensifica in questa settimana di Ferragosto l'operazione nazionale Mare e Laghi Sicuri, attiva per tutto il periodo estivo. Previsto un potenziamento della presenza della Guardia Costiera in mare e sulle spiagge, con l'obiettivo di garantire una balneazione ed una navigazione sicura, la tutela dell'ambiente marino e costiero. Intensa anche la vigilanza nei porti, interessati da un incremento significativo di passeggeri in transito e di veicoli in arrivo e in partenza. Restano gravi le condizioni di Alice Tognoli, la ciclista 19enne rimasta ferita ieri in una caduta durante la gara dell'Assunta a Cenedo di Vittorio Veneto. La giovane, che ha riportato fratture multiple alla testa e al torace dopo la caduta su un rettilineo in pianura, è in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita. La Svezia conferma di aver registrato un paziente con il vaiolo delle scimmie. Si tratta del primo caso in Europa e fuori del continente africano. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che alla vigilia di Ferragosto ha dichiarato la malattia emergenza sanitaria internazionale, ha annunciato che altri casi importati di vaiolo delle scimmie potrebbero essere presto confermati in Europa. 5 persone sono state arrestate per aver provocato la morte di Matthew Perry, star della serie cult Friends, trovato morto in casa nell'ottobre scorso. Si tratta del suo assistente personale, di due medici e di altre due persone. L'accusa è di aver fornito la chetamina che ha causato la morte dell'attore. Vigilia tesa in Venezuela per le manifestazioni previste domani nel paese, indette dopo che il comitato elettorale ha confermato la vittoria del presidente uscente Maduro. Il leader dell'opposizione Gonzales è tornato a chiedere a Maduro una transizione politica pacifica. Intanto Brasile e Colombia hanno proposto di ripetere le elezioni presidenziali. Violenta scossa di terremoto nella notte a Taiwan, al largo della costa est dell'isola. Il sisma è venuto a 15 km di profondità, ha fatto registrare una magnitudo di 6.3. Non sono stati segnalati danni. Sono stati oltre 100.000 i visitatori di musei, parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali rimasti aperti per la giornata di Ferragosto, a comunicarlo il Ministero della Cultura. Il Colosseo è stato il sito più visitato, seguito dai Fori Imperiali e poi gli scavi di Pompei. Tra i luoghi più visitati anche la Galleria degli Uffizi a Firenze e la Reggia di Caserta. E vi ricordiamo che questa edizione del TG, così come tutta la nostra programmazione di TV2000, potete trovarla sull'app Play 2000, scaricabile gratuitamente da tutti gli store. È tutto per ora, il prossimo appuntamento alle 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.